cuore, buongiorno, buongiorno. Dai, ci stiamo svegliando. Stavo pensando, voglio dire, alla fine, che cazzo, visto che non dovevi fare niente, potevano lasciarti dormire un po'. Vabbè, dai. Va bene, dai. Senti, cuore. No, e vabbè, stavo pensando il discorso degli squilli, che tu mi hai detto che hai ricevuto uno squillo da sconosciuto. Ma il mio pensiero è, ma nel momento in cui tu, ovviamente, no, hai il numero del babbo, se ti arriva il numero del babbo, non ti compare sconosciuto, ti esce direttamente il numero. Almeno credo sia così, insomma. A meno che è stato fatto da un numero di telefono che ha il babbo, che tu magari non hai quel numero. Questo è quanto, insomma. Vabbè, se riesci a farmi capire, io, secondo le mie conoscenze tecnologiche, momento in cui ho memorizzato il numero di una persona, comunque se mi chiama con sconosciuto, comunque mi compare il suo numero. Babbo, magari dammi delle delucidazioni giusto per capire. Va bene, cuore, va bene. Sto andando a prendermi un caffè, così cerco di svegliarmi completamente. No, la verità, mi sono svegliato alle 7, poi mi sono alzato, sono andato in bagno e stava il nonno sveglio. Ha detto: "Guagliò, vedi che è presto." Ho detto: "Sì, no, mo mi vado a mettere a dormire di nuovo." E poi me ne sono andato a dormire nuovamente e mi sono svegliato ovviamente più tardi. Oggi sembra la giornata si è migliorata rispetto a ieri. Vabbè, tira un po' di vento, però alla fine è tutto relativo. Sì, questa è sempre la solita tosse delle sigarette. E ieri Giuseppe stava a Bari. Ho detto: "Passa a salutare zio Harry." E disse: "Papi, non so se passo da sotto e non so dove mi trovo." Disse: disse "No, comunque, se passo dalla vicina lo saluto." Quindi questa mattina non l'ho sentito ancora. Così chiedo. Vabbè, difficilmente sarà passato, eh. Però mi fece morire che mi disse: "No, no, papi, se passo lo saluto." E vabbè. Senti, e poi il resto niente, sentiamo. Quindi, se per caso, voglio dire, questi squilli sono arrivati dal babbo, sicuramente oggi si farà sentire. Vediamo, vediamo un po', anche perché poi l'altro giorno anche l'anto ebbe degli squilli. Però io poi chiesi al babbo si aveva fatto degli squilli all'anto, però non mi ha risposto, cioè non mi rispose. Non so se gli sfuggì di rispondermi oppure non capì quello che gli avevo detto, anche se lui quando chiama è molto vigile, cioè
è cosciente di tutto. Babbo, spiegami il fatto di questo, di questi squilli che ti arrivano da sconosciuto, e spiegami il funzionamento, se è possibile, del telefono, insomma. Perché, ripeto, se tu hai memorizzato il suo numero, io credo che debba arrivare comunque, debba comparire comunque il numero. O eventualmente non l'ha fatto fatto da un altro telefono dove magari non ce l'hai tu quel numero. Ma voglio, vado a farmi un caffettino, ci sentiamo dopo, ok? Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao cuore mio, a dopo. Ciao.